giochi, in particolare di giochi elettronici che vengono tutti chiamati sostanzialmente videogame. Possono essere, per esempio, un giocatore impara, gioco per natura, per definizione, ha a che fare con l'apprendimento ed è un errore dire. Quindi anche qui noi possiamo impiegare la lezione del videogioco proprio per stimolare questa curiosità. Sarete sottoposti a delle prove che impegneranno il vostro ragionamento nell'assunzione appunto di decisioni. Attraverso un'animazione mi si propone un uomo che viaggia. Siamo passati di livello. Ricapitoliamo. Queste sono le informazioni che noi abbiamo a disposizione. Allora, come viene organizzato? Abbiamo detto che la tecnica, ma è sempre collocato alla fine. Gli step sono tre, sono l'ambiente di partenza, continuare il gioco all'infinito, senza bisogno di tocca l'immagine che ti introduce nel mondo della luce artificiale presso questo cadavere e attraverso la lente è un invito a esplorare il corpo, quindi c'è un primo piano,